arrampicante, salendo lungo il rosa scrostato della parete, lambisce in alto il cerchio dell'orologio, che segna un'ora immobile. Una campana sovrasta l'orologio. La cingono doppie volute di ferro battuto, che in cima si annodano, formando una croce. Non so da quando questi umidi emblemi del tempo tacciono. Un mattino, d'improvviso, essi potrebbero scuotersi dal sonno, persuasi dei tanti sguardi distratti che si sono posati su di loro. Un tempo vivo potrebbe tornare ad abitarli. Nel 1970 l'edificio di Fiera Vecchia viene adibito a sede della nascente Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Siena, vera e propria isola di libertà creativa. Pur trovandosi nel cuore della città, l'edificio rimaneva un locus conclusus e amenus che stimolava il clima intellettuale della facoltà. Centrale nel consolidare le relazioni tra gli studenti e i professori era il giardino che, seppur non particolarmente curato nei primi anni, fu da subito un luogo di svago e aggregazione. Qui gli studenti si rifugiavano per ritrovare la concentrazione prima di un esame, per leggere in tranquillità o semplicemente per scambiare qualche chiacchiera. Non era raro assistere a partite di calcio tra studenti e professori o al nascere di relazioni affettive. Il giardino, a cui si poteva accedere solo in alcuni periodi dell'anno, era costituito da tre terrazze degradanti. La prima, la più vissuta, presentava sul fondo una piccola vasca a forma di grotta. Da qui si scendeva nel secondo livello, dove la disposizione delle aiuole e delle piante si ispirava alla simmetria e alla varietà. Il terzo livello, che segnava il confine, era un orto, accuratamente coltivato, non accessibile agli studenti. A partire dalla metà degli anni Ottanta, grazie ad una favorevole campagna promossa dagli studenti, crebbe il numero degli iscritti e il nostro giardino, vero e proprio unicum, venne considerato parte integrante della biblioteca, luogo di studio in cui riconoscersi, seguire lezioni o vivere momenti di convivialità e ristoro. Nei primi 30 anni dalla nascita della facoltà, il giardino ha rappresentato lo sfondo ideale per una serie di eventi, come proteste studentesche, manifestazioni culturali, congedi di professori e presidi, ed è stato set di Terminal Zero, un cortometraggio girato dagli studenti nel 1974. Mi è stato fatto, non so quando, un male, una ingiustizia strana e indecifrabile mi ha reso stolto e forte per sempre. Leggo i versi di Sereni per Niccolò Gallo e scrivo ancora una volta parola per parola. Non tutto allora è vero quello che ho detto sin qui. Posso anche io intendere chi noi siamo.